Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, io ho ritardato a fare il video perché ieri sera ero veramente su tutte le furie. Perché allora, la partita, diciamo così, si può sintetizzare in questo: un furto con scasso. Grazie a un Irrati che è un incapace di intendere e di volere, e la Can adesso si è inventata A, B, C, D e F. Ragazzi, se andiamo avanti così con questi arbitri e non inserire la VAR nelle partite, andiamo poco lontano. Lentella non ha rubato niente, intendiamoci, secondo me. Quello che non ha capito niente di questa partita è Irrati, cioè, forse non è chiaro, perché alla fine a Lentella gli danno rigore, prende rigore. A Lentella praticamente gli annullano un gol regolare, a Lentella va bene, giustamente. E poi su Gucker si va a ammonire uno che non c'entra niente, perché l'altro è già ammonito, quindi se no gli toccava l'espulsione. All'Intella gli va bene, cioè, voglio dire, ma ci siamo o ci facciamo? Perché questi sono i discorsi, cioè, ci siamo o ci facciamo? Allora, ma al di là di tutto, vogliamo, va bene, andiamo ad analizzare intanto la partita. Pisa scende in campo con le idee giuste e la mentalità giusta. Primo tempo dominato e stradominato dal Pisa, va bene, quindi Caraccio in sac, quindi gol di Benedetti valido, ottimo, buono. Commentatori da John Rai, andate a vedere chi volete voi. E quindi Irrati lo annulla. Un arbitro internazionale di Pistoia? Sezione di Pistoia? Poi uno dice che ce l'ha con la pistoiese. Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, e poi andiamo avanti. Quindi, in sostanza, la partita è stata condizionata nel primo tempo da Irrati. Bravo Irrati, bravo, veramente bravo, ottimo, ottimo arbitro, veramente. Va bene, poi per il Pisa chiaramente scende il campo nel secondo tempo, secondo me un po' offuscato, se lo andiamo a vedere, un attimino offuscato. Poi ci sono stati i cambi, ma Palombi non mi è piaciuto per niente. Non mi piace Palombi, a me, non lo so. Vabbè, poi magari più avanti verrò smentito. E poi è entrato Marzura, vabbè, 10 minuti, non è che uno non si può valutare. Chiaramente Sibiti si è fatto male. Guardi, non c'è. Non lo so, vabbè. E per quanto riguarda la partita, nel secondo tempo, io speravo in una, diciamo così, una riscossa d'orgoglio, ma va bene. E quando la serata è no, è no. E ieri sera era la serata, era no. Va bene? Poi l'arbitro ci ha messo il suo. Inutile che... L'arbitro ci ha messo il suo. Ha rovinato la partita. Perché il gol era buono. Quindi sul 2-0 cambiava la partita. E come se non cambiava? Poi si sono inventati il rigore. Irrati si è inventato il rigore. E ci inventiamo anche il rigore. Vabbè. E poi, che dire più? Non si butta fuori un uomo. Già ammonito. E là si ammonisce l'altro. Ma tanto, chi se ne accorge? Ma... E poi, voglio dire, e non si prendono poi, io non so, ma... Cioè, non prendere manco provvedimenti. Cioè, questo è bello, che poi quest'arbitro qua, no? Ora andrà a arbitrare chissà cosa e chissà chi. Cioè, ragazzi, ma veramente, ma una cosa assurda, allucinante. Ma cosa devo dire? Ma è vergognoso. Ora, un errore ci sta, va bene. Ah, ma la partita condizioni la partita, condizioni la gara. Hai condizionato la partita, hai condizionato la gara, hai condizionato la classifica, hai condizionato tutto.
con questo arbitraggio scandaloso, semplicemente scandaloso. Vabbè, che dire, speriamo che il mister faccia giocare Sibilli titolare e non Palombo. Io me lo auguro, me lo spero con tutto il cuore, tanto che lo spero, ma evidentemente spero poco e spero male. Chissà cosa ci vede in Palombi, boh, non lo so, ma si vede che io, cioè ci vede qualcosa che io magari non... Ragazzi, mi raccomando, io per questo video la finire qua, perché non ho nient'altro da dire. Cioè, secondo me nel primo tempo il Pisa ha giocato benissimo, bene, ha tenuto il campo, nella conclusione magari qualcosina in più, però nel secondo tempo la partita è stata condizionata, si vede che è stata condizionata, perché i giocatori non... vabbè, poi il balzo delle sostituzioni, secondo me le sostituzioni andavano fatte prima, Sibilli andava messo in campo prima, sempre le solite cose, no? Ormai. Vabbè, mi raccomando, commentate, perché sapete, no? Come i vostri commenti sono importantissimi. E niente, che dire più, abbiamo il recupero il 2 di febbraio contro il Frosinone, e poi abbiamo la partita della Reggiana, prima abbiamo la partita della Reggiana e poi il 30 e poi andiamo a recupero il 2 di febbraio. Vabbè, quindi abbiamo tempo e modo di recuperare, per l'amor di Dio, non è compromesso niente alla fine, cioè, per carità, è solo perché uno dice dobbiamo commentare e commentiamo, cioè cosa dobbiamo commentare? Commentiamo l'arbitraggio assurdo che c'è stato ieri sera, no? Che ha condizionato in toto la partita, intella, fondamentalmente non ha rubato niente, perché alla fine gli è stato tutto concesso e quindi Rentella ha preso, no? Va bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video pollice su, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.